Siamo con Matteo Bellenghi, curatore della grande mostra di Andy Warhol al Vittoriano. Oltre 170 opere articolate in un percorso che riprende i vari momenti dell'attività del maestro. Ce li può illustrare? Sì, il bello di questa mostra è aver dato uno spaccato, una lettura che porta poi alla completezza dell'artista stesso. Quindi abbiamo dato chiaramente un riferimento, un omaggio alle icone più importanti, quindi citiamo Le Mary, il ritratto di Marilyn, di Mao, delle Campbell Soup, che sono la prima opera pop oggettistica che realizza nel 1962, e dopodiché varie curiosità come i rapporti con il mondo della musica che hanno portato alla realizzazione, attraverso appunto collaborazioni e amicizie, celebri copertine di dischi che tutti vediamo e conosciamo, come i Velvet, la famosa banana dei Velvet Underground, Sticky Finger dei Rolling Stones, Love You Live sempre dei Rolling Stones. Poi è stato anche dedicato volutamente uno spezzato al mondo dello star system e della moda, quindi ci sono i ritratti di stilisti italiani, ed è grazie a questi anche stilisti, amicizie italiani, che Warhol dedica tante opere al nostro bel paese. Ad esempio sono esposte la serie dedicata ai Vesuvi, al vulcano napoletano, che realizza nel 1985. E nel mondo della moda possiamo ammirare il ritratto di Giorgio Armani, di Esposito, di stilisti come Regina Schrecker. Nelle Polaroid abbiamo Gianni Versace, Valentino, tutti personaggi di cui Warhol diventa amico e loro stessi diventano amico di Warhol, e da cui nascono poi i famosi Italian Portraits. C'è la straordinaria stanza che, mi passi il termine, definirei psicadelica. Cosa racconta? Racconta un viaggio, meglio, racconta un'interpretazione, racconta magari come si sentivano gli artisti, magari, e gli amici all'interno della Factory. Cioè, noi dobbiamo immaginarci che quel luogo, quel posto era assolutamente stravagante, molto contemporaneo anche per quell'epoca, dove attraverso vari viaggi, varie feste, tante cose, venivano fuori opere di incredibile attualità e che hanno poi sono state assolutamente epocali. Un'ultima domanda: tra le opere meno note di Warhol forse c'è la parte dei disegni e anche per il grande pubblico delle Polaroid. Lei dedica due belle sezioni a questi aspetti, ce le racconta un attimo? Sì, i disegni, è vero che Warhol viene poco menzionato, comunque viene poco associato al disegno, al gesto della matita, chiamiamola così. Ma lui inizia soprattutto come disegnatore, sia alla fine degli anni 40 come disegnatore di copertine di dischi di gesto, non ancora come quello che ho citato poc'anzi, e anche come disegnatore per riviste di moda, quindi disegnava orecchini, anelli, e successivamente abbiamo anche disegni di Mao, perché Warhol ha sempre disegnato, poi da lì realizzava quello che possiamo chiamare prodotto finale, ma la parte dedicata al disegno è assolutamente interessante e anche contemporanea, perché dà una lettura globale dell'artista. La Polaroid, la serie dedicata alle Polaroid e agli acetati, è voluta perché perché lui era molto appassionato, portava sempre la macchina fotografica con sé e quando realizzava ritratti partiva sempre dalle Polaroid. Quindi ci sono esposte tantissimi, molti ritratti dei personaggi del mondo del cinema, della musica, che vi consiglio assolutamente di vedere. Grazie infinite.